Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Una delle critiche che sto ricevendo è che i miei discorsi sarebbero troppo filosofici e poco pratici. Ah, perché allora secondo voi il bail-in invece è un discorso pratico e non filosofico? Quello vi piace? Il fiscal compact, il pareggio di bilancio in Costituzione, quelle cose lì che non sono filosofiche, sono pratiche? State attenti, perché io credo all'opposto, che usare il cervello, cercare di capire i fondamenti dell'economia e capire che l'economia deve servire per l'uomo e non per pochi uomini che si devono arricchire, è l'esercizio più pratico che possiate fare, cari signori e signori. Al contrario di quello che molti cercano di farvi credere, voi siete fatti per pensare, non voglio stare qui a citare Dante, ma non siete stati fatti per mettere il cervello all'ammasso, per essere dei bruti, ma siete stati creati per poterlo usare, questo cervello. Allora usatelo, usatelo per un pensiero filosofico. Il pensiero filosofico non è appannaggio dei filosofi, è l'amore per il sapere, è il pensare che qual è il fine per il quale noi dovremmo votare un sistema di governo piuttosto che un altro, dovremmo votare un partito politico piuttosto che un altro, ma non certamente le politiche di breve termine o del mese prossimo o la promessa di essere pagati con questa o quella legge, ma i grandi interessi, la grande visione del mondo. Che cosa volete per i vostri figli? Che tipo di diritti volete tutelare? Se la sanità, il diritto allo studio, insomma, le grandi questioni della società nella quale viviamo. L'economia a quel punto diventa un servo di queste cose. Cioè l'economia, ve lo dico io, ma soprattutto la finanza, deve diventare strumentale a questa visione del mondo. E non che invece noi cambiamo la visione del mondo per lo strumento, perché questo è il punto. Noi stiamo cambiando il nostro modo di vivere, i nostri diritti, le cose più sacre che abbiamo per tutelare l'euro. Ma vi rendete conto? Per tutelare uno strumento che è strumentale non a voi, non ai poveri, ma ai ricchi, all'accumulazione del capitale. Allora, quando io dico queste cose, sì, saranno discorsi filosofici, ma io ne sono orgoglioso. Perché? Perché stacco la mia mente dal lavoro che faccio tutti i giorni e ogni tanto ritaglio qualche momento per pensare al motivo per cui sono qua, al motivo per cui siamo sulla terra, che è quello che prima di andare in una tomba dobbiamo cercare di fare qualcosa di buono per gli altri. È molto semplice e non mi sembra che sia disdicevole, tutto sommato. Buona economia umanistica. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.